Ciao! Questo sarà il video riguardante i prodotti preferiti del periodo e in particolar modo dei prodotti che ho usato maggiormente. Il periodo in questione, stiamo parlando di novembre e anche appunto questo dicembre. Il fondotinta preferito del periodo è questo di Be Chic. È un fondotinta compatto in crema e appunto ha, allora, nella parte superiore lo specchietto con il fondotinta appunto in crema e sotto invece la sua spugnettina, che dietro è, diciamo, bucherellato in modo tale da lasciarla traspirare. Mi piace perché non è troppo pesante, non è troppo coprente, è semplice da stendere sia con la spugnetta ma anche con un pennello da classico da fondotinta e appunto uniforma leggermente l'incarnato, non dà troppo spessore, però appunto è proprio il mio colore di questo momento e quindi lo sto utilizzando molto. È la colorazione numero 2 beige, appunto di Be Chic. Il blush del periodo e la terra del periodo sono contenuti entrambi in questa palettina di Kiko che vi ho già mostrato in un altro video dei preferiti o dei prodotti promossi. Comunque è la palettina vecchissima della Light Impulse, è la numero 02, la Face Palette, la Warm Tangerine Glow, che conteneva all'interno una terra e un illuminante e un blush. Io utilizzo tantissimo questa terra e moltissimo i primi due blush, li unisco insieme appunto ed è quello che praticamente faccio tutti i giorni, che ho fatto anche oggi, non so se riuscirete a vederlo. Praticamente prendo con questo pennello, che è un altro preferito del periodo, che è quello di Sephora, il Pro Precision Powder, il numero 59, che sinceramente ancora non ho visto nelle Sephora, non so quando uscirà questa linea, io in Corso Vittorio Emanuele a Milano non l'ho visto, magari nelle altre Sephora sì. Comunque ve lo straconsiglio perché ha una forma praticamente adatta sia per fare il contouring sia per stendere il blush. Quindi io prima cosa faccio? Passo la terra appunto facendo un po' di contouring, che è una terra opaca, quindi mi piace per quel motivo, e poi mischio insieme, sempre con lo stesso pennello, mischio insieme i due blush e appunto do il blush, in modo tale che essendoci magari ancora un po' di polvere della terra, vado a mischiare tutte e due insieme. Mi sono fatta capire? Comunque appunto, preferiti del momento sia il pennello che questa palettina. E in un primo momento l'ho praticamente non l'ho mai usata. In questo momento, in questo periodo, cioè ormai già da un paio di mesetti, la uso sempre, tutti i giorni. Nell'ultimo periodo non sto utilizzando colori troppo accesi sulle labbra, non so come mai, ma preferisco colori tenui e soprattutto prediligo di più i gloss, perché avendo le labbra sempre super screpolate, quasi tutti i rossetti evidenziano tantissimo le pieghette, quindi sto utilizzando tantissimi gloss. Con i gloss appunto magari uso un filino di più, però di solito uso questi gloss qua, quindi molto naturali, molto nude. Ad esempio quello che indosso adesso, che è uno dei miei preferiti, è il 3D Light Gloss di Bella Oggi, ed è questo gloss qua, diciamo beigeolino con questi brillantini verdi, rossicci, bluastri, molto molto carino e appunto è nudo effettivamente, non si vede tantissimo, non copre tantissimo, però mi piace l'effetto. Mascara preferito del periodo, e voglio fare poi un video a parte in cui vi faccio la review più applicazione, è questo di Collister, l'ultimo uscito in casa, che è il mascara Shock, che è molto buono sia perché va a separare molto bene le ciglia che a volumizzarle. Mentre ad esempio il mascara di Clarins è molto molto allungante, le separa molto bene, mi piace tanto, però separandole molto le divide tanto e quindi alla base, diciamo, sono un pochino scarne, sono un pochino rade, ecco. Questo invece va a infoltirle bene sin dalla radice, scarica un po' di prodotto e quindi sembrano molto più voluminose. Mi piace molto, quindi se vi interessa vi faccio un video appunto review più applicazione dove vi mostro il mascara in azione, ecco. Smalto preferito del periodo è quello che indosso adesso sulle unghie ed è uno smalto di Orly che avevo preso,
credo o al Cosmoprof o all'Intercharm dell'anno scorso, è questo smalto qui, appunto dirlì, il numero 40.770, no, non lo so, comunque si chiama Smolder, è di una collezione parecchio vecchia, ma mi piace tantissimo perché è questo rosso, spero riuscirete a vederlo, è questo rosso scuro, però non opaco, non completamente opaco, però neanche troppo pearlescente. A me gli smalti troppo pearlescenti non piacciono. Questo invece è molto molto bello. Ho le unghie praticamente cortissime e sta bene anche sulle unghie molto molto corte. Ripeto, è lo Smolder di Aurélie. Sempre per quanto riguarda le unghie, vi consiglio il top coat di Dior, il top coat apricot. Praticamente sono andata a cercare il mio favoloso top coat classico di Dior, ma a quanto pare Dior non lo fa più e ha creato il top coat apricot, che secondo me è la stessa identica cosa, solo che si chiama apricot, perché in teoria è anche curativo, perché è all'interno dell'albicocca e non so quali altre cose, per farlo diventare un pochino più curativo, oltre che un semplice top coat. Comunque, secondo me è la stessa identica cosa, fantastico, sapete, è il mio preferito in assoluto, fa durare veramente lo smalto tantissimo e è molto molto lucido, quindi ve lo straconsiglio. L'eyeliner preferito del momento lo sapete, perché è ormai preferito da tanto tempo, sin da quando l'ho acquistato, è il Cream Liner di MAC. Praticamente è un eyeliner in cake, quindi non è né gel né altro, è proprio una cialdina che bisogna spruzzare col Fix Plus, che è anch'esso appunto un preferito perché lo sto utilizzando tantissimo in combinata con questo e poi anche per bagnare gli ombretti, quindi Fix Plus tutta la vita. Ma appunto cream liner fantastico perché dura tantissimo, semplicissimo da stendere, al contrario del Fluid Line del Black Track di MAC classico. Questo secondo me è molto molto più semplice e secondo me è praticamente infinito, che se, boh, non tende minimamente a seccarsi, ecco, super 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 consigliato. Poi vi mostro il prodotto preferito per le sopracciglia, che è questa matita di MAC, è della linea Eyebrow e come colorazione è la Spide, è praticamente Spide, credo si pronunci così, praticamente è la matita marrone e mi piace un sacco per la sua mina super super sottile, quindi molto semplice per creare dettagli e comunque, diciamo, a me non piacciono le matite troppo cremose per le sopracciglia perché si va a creare un pastone. Questa non è né troppo dura né troppo morbida e appunto con questa mina sottile è fantastica. Poi, solvente preferito per unghie è quello di Sephora appunto nel vasettino. Da quando uso questo tipo di solvente, praticamente gli altri non li compro più, perché secondo me è super super comodo, si inserisce il dito, si gira. Ormai l'hanno fatto di tutte le marche, ma secondo me questo è quello che è quello più efficace, insomma, costa un bel po', però vale la pena. L'unica cosa, appunto, adesso comprando questo, ogni volta sono sempre senza acetone, senza solvente, comunque per quanto riguarda magari appunto le unghie dei piedi, perché non si può inserire le unghie del piede qua dentro, quindi devo prendere anche l'acetone normale, cioè il classico solvente, quello nel barattolino. Se avete un acetone barra solvente nel barattolino da consigliarmi, che non costi magari tantissimo, ma che non sia quello del supermercato da 90 centesimi, che è acetone puro e praticamente va a togliere anche una parte di unghia, fatemelo sapere, perché sono un po' sprovvista. Deodorante preferito, sì, ok, effettivamente è una categoria un po' strana, però anche quella secondo me è utile. Deodorante preferito è questo qua della RSS Dermora Soul. L'avevo trovato in una glossy box, non l'avevo mai usato perché non sono una fan dei roll-on, però dato che il deodorante della Rock, quello diciamo senza alcol, non è poi così tanto buono, lo utilizzo sì, ma preferisco abbinargli anche questo perché ha un'ottima profumazione molto delicata e quindi vado a combinare le due azioni, ecco, quindi super consigliato. Bagno schiuma preferito del periodo è questo qua di L'Occitane, credo dell'ultima collezione, si chiama Fleur d'Or e Acacia e praticamente è un bagno schiuma che profuma di mimosa. È molto molto buono, molto femminile effettivamente, molto delicato,
All'interno tutti i brillantini, ma in realtà sulla pelle non rimangono, quindi anche se doveste appunto usarlo il vostro uomo, non si cospargerà completamente di brillantini, però appunto vedendolo uno dice che sono. È appunto delicato, sa di mimosa, non è uno di quei, diciamo, bagnoschiuma che persiste sulla pelle, quindi se uno vuole poi mettere la propria crema può metterlo tranquillamente, però è molto 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 buono, ve lo straconsiglio, e è buona sia la linea appunto femminile che anche quella maschile, che ha all'interno mi sembra arancia e forse legni, è veramente molto molto buona. E per ultimo vi mostro un accessorio preferito, che è la spazzola. Questa qui è la spazzola mini della Tech, io ho sia quella grande che quella piccola. Questa qua è fantastica, cioè le spazzole della Tech sono strabilianti, non fanno minimamente elettrizzare i capelli, che è un problema che ho da tantissimo tempo e con questa appunto non si elettrizzano, e appunto non, cioè, riescono a districare bene i capelli senza far male. Mi piacciono tantissimo, costano un po', però ne valgono veramente la pena. E niente, questi erano appunto i prodotti preferiti dell'ultimo periodo per quanto riguarda il beauty. Ora vi lascio invece al secondo video, che sarà in collaborazione con Simona, Simon Loves Makeup, che è appunto il video riguardante i preferiti non beauty. Quindi, se siete curiosi di vedere il video, ci vediamo nel prossimo. Ciao!